Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qua con un nuovo video su eFootball 2024 e oggi vi porto un modulo per voi iscritti. Ragazzi, questa idea mi è venuta da una richiesta di un mio iscritto, che saluto, ciao Davide, e praticamente lui voleva un possesso palla che però all'occorrenza poteva anche allargarsi per andare a crossare in mezzo, perché a lui piace molto. Allora ho cercato un attimo di pensarci e gli avevo già accennato che avevo un'idea con una difesa 3. Non era molto convinto, ma si è fidato perché gli ho detto fidati, perché vedrai che non sarai scoperto. La sua paura era di non riuscire poi a difendere. Allora ragazzi, non è proprio una richiesta sua, ok? Lui mi ha detto che voleva un modulo del genere, io me lo sono segnato e vedendo con gli altri che mi avete chiesto, questo era il più particolare, quindi ho deciso che questo lunedì vi porto appunto questo modulo molto particolare, ma che funziona molto molto bene. Allora ragazzi, siamo in possesso palla, ok? E come allenatore sto usando Luisa Roman che ha 87 di possesso palla e andiamo subito a vedere i giocatori da mettere in campo. Allora, come modulo è un 3-2-3-2, però leggermente modificato. Vi faccio vedere com'è inizialmente e vi faccio vedere come l'ho fatto diventare io. L'ho stretto e allungato, ok? L'ho allungato perché per il gioco che volevo fare io c'era bisogno di dargli questa disposizione ai giocatori. Allora, portiere offensivo ovviamente perché siamo in possesso palla e sappiamo che in possesso palla la squadra sta molto alta. Poi ho messo ai due difensori centrali esterni due sviluppo. Ragazzi, devono avere ottime prestazioni di possesso palla, mi raccomando. Quindi da una parte ho messo De Jong, dall'altra parte ho messo appunto Pau Torres. Se riuscite anche belli veloci è meglio perché siamo alti, ci dobbiamo recuperare. In mezzo ragazzi mettete un incontrista, io adesso stavo provando questo qua e devo dire che è anche un bel giocatore, ok? Se potete anche alto, che abbia almeno buone valutazioni di passaggio, anche lui. Perché incontrista? Allora lo sviluppo ragazzi sappiamo tutti che serve per impostare azione, quindi siamo in possesso palla, e in più è il difensore, diciamo, che si abbassa di più per aspettare l'avversario. L'incontrista invece va incontro, quindi se abbiamo un trequartista avversario che vuole venire a tirare da fuori o c'è un passaggio filtrante e lo deve stoppare, noi lo anticiperemo e andremo a prendere palla con l'incontrista. Se invece la palla va, diciamo, agli esterni, ci sarà il difensore centrale di sviluppo che andrà incontro, ma poi dopo vedremo che avremo anche i nostri esterni di centrocampo. Poi abbiamo due mediani collanti ed è per questo che vi dico che non saremo molto scoperti. Questi due mediani collanti, ragazzi, che stanno davanti alla difesa, tutta la difesa bella stretta, centrale, anche i due collanti, in maniera che se l'incontrista viene fuori c'è bisogno, loro vengono comunque a fare i difensori centrali. Quindi la difesa diventerà 4 o 5. E poi dopo agli esterni abbiamo due onnipresenti, ragazzi, che io ho Bellingham e funziona benissimo, statistiche comunque molto valide per il ruolo. E questo lo dovreste avere quasi tutti, ci vuole solo un pazzo non averlo ritirato, che era gratis. E praticamente cosa fa l'onnipresente? L'onnipresente, ragazzi, l'ho messo molto stretto, come vedete, il più possibile con CLS, in maniera che tornerà giù perché l'onnipresente farà tutta la fascia, tornerà giù a difendere, ma allo stesso tempo si allungherà in attacco. Ed essendo che qua è tutto impegnato, sicuramente lui si allargherà per andare a crossare, come uno specialista di cross, però non sta sempre largo come uno specialista. Quando non c'è bisogno di allargarsi, lui resta qui a fare, diciamo, anche del possesso palla, un'azione ben costruita, quindi può fraseggiare con i compagni. Stessa cosa di là, Laimer. Poi la cosa bella è che se stiamo attaccando e ci allarghiamo da questo lato, Laimer andrà in centro area, quindi andrà a dare una mano in area. E con i cross quindi avremo tre giocatori che possono andare di testa. Abbiamo un trequartista regista creativo, fondamentale avere il regista creativo, e lui praticamente andrà incontro, diciamo, alla palla. Se ci allarghiamo da questa parte, ce lo troveremo sempre qua in appoggio. Se attacchiamo centralmente, lui resterà qua nella zona centrale. Se attacchiamo da questo lato, lui verrà in appoggio da questa parte. Appunto perché possesso palla, andiamo verso incontro a chi ha il possessore di palla.
L'unica cosa che non dobbiamo fare sono che le punte si allarghino. Come punte, ragazzi, abbiamo un fulcro di gioco e un opportunista. Mbappé non è sicuramente forte di testa, ma io ho trovato il connubio perfetto per avere uno opportunista molto veloce, anche se non è forte di testa, ma per, diciamo, quando vogliamo attaccare via centrale, e invece un fulcro di gioco, che questo l'abbiamo tutti. Appunto questa carta di Giroud che è fantastica per appunto quello che dobbiamo andare a fare in area. Come movimenti ci sarà Mbappé che si potrebbe allargare leggermente, ma se si allarga lui si inserirà appunto l'opportunista o si può anche inserire il trequartista, ma è difficile che si allarga dal momento se giochiamo da questa parte, nel senso che ci andrà sempre lui a occupare la fascia e lui resterà centrale. Se invece attacchiamo, diciamo, da quella parte qua sicuramente non si va a allargare Mbappé. Di qua è difficile che si va a allargare, ragazzi. Deve capitare che Bellingham è in difesa, noi ripartiamo, Bellingham è molto dietro, allora lui può essere che si allarga a prendere il suo posto. Però se no in altri casi Mbappé non si allargherà, perché appunto c'è lui che andrà a occupare il posto. Ok, ragazzi, come istruzioni individuali. Istruzioni individuali abbiamo ancoraggio Giroud, assolutamente, deve stare sempre in area, e gli diamo contropiede in maniera che non torni il meno possibile, e anche Mbappé non deve tornare, deve tornare il meno possibile. Quindi loro due saranno un po' staccati dalla squadra, ma questo ci servirà per le ripartenze rapide anche con possesso palla, e in caso di cross Giroud che è sempre posizionato e Mbappé comunque che è in area in caso che Mbappé tira, e in caso che Giroud tira il portiere respinge, Mbappé l'opportunista segna. Ok, se la palla viene fuori abbiamo De Bruyne che ci pensa lui a tirarla fuori. Ok? Come trequartista vi consiglio uno molto bravo con i passaggi perché deve avere un bel comportamento offensivo, un buon tiro da fuori. Ragazzi, De Bruyne è perfetto, qualsiasi versione che avete. Ok, anche la base, perché comunque lui da qua riesce a servire anche lungo le fasce gli esterni. Ragazzi, questo modulo possiamo creare o del possesso palla anche qua in difesa, quindi fare un po' di melina per poi ripartire e allargarci per le fasce, oppure semplicemente attaccare anche dal centro con tutte queste triangolazioni. Ragazzi, riusciamo a giocare sia centralmente che esternamente e questa cosa è molto 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 vantaggiosa. La cosa più diciamo rischiosa è fatto la difesa 3, però loro verranno molto a difendere. Quasi come dei terzini, e poi abbiamo due mediani collanti. Ragazzi, vi posso assicurare che difendere non è così complicato come altre diciamo moduli a difesa 3, ed è un modulo che potete allargarvi per crossare, in mezzo fare possesso palla, potete lanciare lungo col portiere verso Giroud, e in questo caso, ragazzi, potete fare due scelte: o tenere un giocatore che abbia come dida traiettoria bassa come rinvio, nel senso che ripartite lungo sulle fasce, oppure potete tranquillamente tirare lungo e alto su giro. Lì a seconda prendete tipo Magnan. Magnan ha rinvio molto lungo. Essendo in possesso palla, ragazzi, io vi consiglio di partire dal basso. Quindi piuttosto preferisco uno come Dida che al limite lancia le fasce in contropiede. Però di solito io parto sempre a giocare dal basso, essendo possesso palla. Ok? Però io ve lo dico, quella è la vostra scelta. Ragazzi, in questo modulo qua non mi chiedete posso mettere quello, posso mettere l'altro. Ragazzi, per me deve essere fatto così. Posso mettere un incontrista qua? No. Ora vedrete il perché. Gira perfettamente così. Non avete un esterno CLS? Beh, al momento ci dovrebbe essere ancora a disposizione Giri per Park Hyun-Song. Io, se volete fare questo modulo, vi consiglio di provarci. Avete tanti giri gratis e in più potete anche spacchettare un pochino. Perché Park Hyun-Song è perfetto, a parte che fa entrambi gli esterni, ma CLD Limer è veramente forte, io ve lo consiglio. Ce l'abbiamo tutti. Prendete Park Hyun-Song da questa parte, siete perfetti. Bellingham lo potete tenere comunque come seconda, come panchinaro, perché comunque come riserva, sostituto, scusate, non riserva, ma sostituto, perché comunque è molto valido. Io lo sto usando come titolare e comunque sta facendo molto bene, nonostante destro, ma c'ha molto alta, quindi riesce sempre a dirla sua anche a sinistra. Ok, ragazzi, siamo pronti per andare a vedere questo possesso palla, ma anche per il cross. È un misto, ragazzi, un misto che sono riuscito a ricreare appunto da una richiesta fatta dal mio iscritto. È un modulo molto particolare, è un modulo che secondo me è molto strano, può piacere a tanti perché potete sia crossare che no.
E chiaramente, se non vi piace proprio crossare, ci sono altri moduli per il possesso palla che non si deve crossare, ma si crea costruzione palla finché non trovi l'inserimento magari della punta opportunista. Questo invece non sei obbligato a far per forza possesso palla, potete anche lanciare lungo per le fasce, ok? Sia con i mediani, quindi i mediani vi consiglio comunque con dei passaggi, dei collanti con dei buoni passaggi. Io ho Casemiro che non è fortissimo nei passaggi, però c'è Rodri che è molto molto forte. In più c'è anche alta di piede opposto, per questo l'ho messa a sinistra. Ragazzi, è un modulo che vi potete tranquillamente divertire, perché guardi, a me non piace crossare, ma in questo modo mi sono divertito anche io. Posso sia andare via centrali che allargarmi, a seconda poi anche dell'avversario che troviamo. Ok? E chiaramente non iniziate a chiedermi se si può fare con contropiede, contrattacco. Io l'ho creato per il possesso palla. Con questi giocatori va bene per possesso palla. Ok, sicuramente con contropiede sarà diverso, magari non metterei neanche degli opportunisti, degli onnipresenti lato, metterei qualcos'altro. In questo caso, possesso palla per questo modulo, ragazzi, l'unica pecca è un po' più difficile difendere, ma non complicatissimo rispetto alla difesa 4, perché siamo molto chiusi grazie ai collanti, grazie agli onnipresenti. Ok, ora vi farò vedere gameplay e vi dico che questa squadra è veramente, veramente, veramente ben costruita, ben fatta e divertente. Davvero. Quindi io Davide spero che sono riuscito a darti un nuovo modulo da poter giocare, spero che ti troverai bene. So che tu hai Maldini, lo puoi mettere centrale a difesa, so che avevi Gullit, regista creativo, che hai detto che non volevi assolutamente rinunciare a lui, lo puoi mettere tranquillamente al posto di De Bruyne. Ok, so che ti piaceva Giroud lo puoi mettere. Ecco, il senza palla, Thuram, non lo so, preferisco avere un opportunista. Puoi provare, però preferisco un opportunista al suo fianco. Ragazzi, qua l'avversario non lo troviamo, vediamo adesso se riusciamo a trovarlo. Ok, trovato, 5 attacchi addirittura. Bene, speriamo che sia un avversario anche una bella squadra, almeno un po' alta di over, che sono dei giocatori un po' forti. 3107, direi che l'abbiamo trovato uno fin troppo forte, ma va bene così. Ragazzi, non è importante vincere, ma è importante come gira la squadra, ok? Poi se lui è più forte, la squadra migliore ci batte, non ci interessa. Questo non vuol dire che la squadra non gira bene. La squadra si vede, si gira bene e ve lo farò notare, ve lo farò vedere. Ragazzi, noi siamo in maglia bianca, me lo devo ricordare. Vediamo che abbiamo, adesso abbiamo giù, ecco lui. E io ragazzi vi consiglio uno alto. Adesso io metto Rice. Però se avete un incontrista alto, anche Rudiger, però Rudiger non ha molti passaggi, ok? Adesso mettiamo lui, perché è alto, perché chiaramente se vanno a crossare abbiamo già De Jong che non è una cima, insomma, vabbè, comunque giochiamo così. Andiamo a vedere se lui comunque può essere che va a crossare, ragazzi, può essere, con dei CLD così. Comunque, vediamo, siamo contro questo modulo qua, questo modulo che ha giocatori straordinari, c'è quel Messi, c'è Kaká, Shevchenko. Giocatori veramente pazzeschi, c'è anche quel Rodri lì, c'ha Bastoni, Showtime, c'ha Can 102, insomma, ok. Vi farò vedere che comunque come modulo si può fare qualcosa. Gioca in contrattacco, lui, noi siamo in possesso palla, quindi a livello di stile di gioco, secondo me siamo più vantaggiati noi. Adesso vediamo come gira questa squadra qua, ok? Vi ricordo le istruzioni individuali, ancoraggio per Giroud, contropiede a Giroud e contropiede a Mbappé, quindi sono tutte istruzioni individuali per gli attaccanti. Il resto, ragazzi, rimane così. Ok, siamo pronti. Andiamo. Il nostro avversario forse ha già fatto. No, ma noi intanto ci mettiamo il pronto. Così appena lui clicca, iniziamo la partita. Un avversario veramente forte a livello di squadra. Poi magari è forte anche lui a giocare. Adesso vediamo. Sicuramente possiamo testare bene questo modulo. Sono contento, anche perché fino adesso non l'ho testato, visto il giro dei giocatori e tutto, però non ho trovato in effetti mai un avversario forte. Ecco, come non detto, ha quittato. Va bene, ragazzi, adesso andiamo direttamente, speriamo di trovare subito un altro avversario. E poi dopo, ragazzi, non stiamo lì ad analizzare troppo la squadra avversaria, se no perdiamo troppo tempo. Ah, no, no, non si è ritirato, scusate, pensavo che si è ritirato. Meglio, meglio, perfetto. Scusate. Pensavo che era uscito, magari doveva fare, doveva andare. Perfetto, perfetto. Allora, andiamo giù di un'attacca. Questo perché lo richiede bene o male il gioco. Lo sappiamo. Primi minuti. Vedete però che viene a coprire Laimer. Boh. Andiamo in equilibrato. Non abbiamo fretta, siamo in possesso palla. Quindi costruiamo bene.
Diamo la palla qua a De Jong, tranquilli. Davanti alla difesa occuperà una bella fetta di terreno Patrick Vieira. Vedete, potete andare via centrali e poi potete anche crossare. Ragazzi, qua potete mettere anche un Haaland opportunista, se volete crossare anche con l'opportunista. È una vostra scelta quella lì. Io ho fatto un misto di uno che va di testa e uno che, vedete, perché potete anche inserire. Boh, allora, vie centrali, avete visto che fraseggiano bene. E c'è un bel gioco, ok? Ora vi farò vedere che anche a crossare si può crossare. Poi andiamo a giocare normalmente e voi vedrete che questa squadra è veramente, veramente ben fatta. Vedete, avere uno agile in area, vedi, potete saltare l'uomo, puntarlo e andare a segnare. Beh, non so come ha fatto a sbagliare il gol. Ecco ragazzi, qua l'unica cosa è che dovete stare attenti appena ripartite, perché chiaramente se uno riparte così dovete stare attenti, c'è la difesa 3, ok? Mi sono un po' larghi i difensori. Poi dopo ci dovete fare la mano, adesso qua io non sono abituato, stavo parlando, ho dormito, ho rischiato il gol. Comunque, andiamo, guardate il fraseggio che potete fare tranquillamente, se lui chiaramente ci lascia il gioco alla fascia gliela diamo. Ok, abbiamo sempre l'appoggio dei difensori, ricordatevelo, sempre l'appoggio dei due mediani, vedete. Poi potete anche allargarvi e potete crossare. Insomma, potete veramente decidere voi. L'unica cosa è questa cosa qua della difesa 3. Dovete un po' abituarvi, dovete giocare, abituarvi a giocare con la difesa 3, ma vi dico che non è una cosa assurda. Potete anche fare subito un passaggio lungo per l'appunto opportunista, per quello che vi consiglio l'opportunista, come ho fatto io adesso. Guardate come si allarga, vedete Bellingham. Boh. Quindi potete sia crossare per il fulcro di gioco. O anche, ragazzi, se avete un Haaland opportunista, io ce l'ho, dopo lo mettiamo su, vi faccio vedere la differenza, e potete anche mettere un giocatore opportunista che tira. Ok? Fino adesso difesa, a parte all'inizio che c'era, diciamo, il kick-off lì, non è andato via. Abbiamo sempre avuto il modo di difendere. Poi, ragazzi, se volete potete andare a mettere anche difensivo uno dei due mediani, ma io non lo farei perché per questa palla, ragazzi, dobbiamo stare alti per farla bene, non ci dobbiamo schiacciare. Poi vedete che Rodri era già giù, dopo io adesso ho pressato perché sappiamo che in possesso palla bisogna pressare, ragazzi. Ecco, qua ci potevamo allargare sulla fascia, non ho fatto in tempo. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Vedete, lui si è allargato. Guardate il movimento che ha fatto, andate indietro nel video, guardate il movimento che ha fatto il nostro esterno. Si è allargato per andare a prendere la palla e crossare. Allo stesso tempo però avevo anche l'opportunista che si è inserito. Quindi lì dopo vedete a seconda di lui dove adesso qua mi ha lasciato, vedete, lo spazio e vado sulla fascia. Poi mi posso anche accentrare. Ricordatevi che l'altra fascia, mentre qua ci allarghiamo, di là stringe. Quindi l'unica cosa che non potete magari fare è uno scambio di cross lungo tra fascia e fascia, cioè lo scambio di gioco così lo dovete fare guardando il radar, in questo caso è venuto, però tante volte lui è in mezzo, ragazzi, perché non è presente, si accentra, vado verso dove c'è il pallone, se abbiamo palla sull'altro lato, guardate, e poi per Giroud e c'è il gol. Quindi cross o centrale, potete scegliere voi. Uno può anche dire, però non mi sembra un gran modulo per il possesso palla per creazioni, eh no? Adesso vi faccio vedere che facciamo. Appena recuperiamo palla, facciamo del possesso. Vi faccio vedere come funziona. Si può fare il possesso secondo voi? Secondo me sì, poi qua ci allarghiamo. Abbiamo sempre l'appoggio del mediano, del difensore anche, questa squadra è il difensore che talmente, siamo talmente alti che anche il difensore si... Soddisfatto a questo punto. La
E guarda il Laimer dov'è, che andava per colpo di testa. Appunto perché se giochiamo da quel lato qua, lui si accentra, diciamo, non è presente. Io direi che il possesso palla si può fare, no? Vedete che sono tornati tutti i nostri giocatori, ripartiamo. Possiamo anche ripartire invece molto veloce. Abbiamo sempre il fulcro di gioco che ci dà l'appoggio per dargli la palla per poi girarla sull'altra fascia. Insomma, potete veramente... avete tante giocate. La cosa pecca più grossa è, avendo la difesa 3, può essere i contropiedi pericolosi a difesa 3. Però stiamo giocando con un contropiede e comunque non stiamo ancora subendo gol. E ha una bella squadra. Adesso ragazzi cerco di parlare un po' meno perché la spiegazione ve l'ho data e cerco di giocare un po' meglio, ok? Mi concentro un po' più sul gioco. Comunque, finché non vada al cross resta larga, eh? Quindi questa qua è una bella cosa. Vede lo scatto e cerca la profondità. Cerca il secondo palo. Vedete? Ci va anche Laimer sul secondo palo. Solo quando vai al cross. Allora, devo dire che avete visto che il regista creativo viene in appoggio come vi ho detto io. Avete sempre l'appoggio per fraseggiare con l'esterno. Io direi che questo è un bel modulo, ragazzi. Poi se volete un po' più difendere, ragazzi, ci avete due chance. Andate giù un'attacca con il blu, così, o due. Oppure, semplicemente, tenete premuta la freccia in basso quando non avete la palla e abbassate la linea difensiva. Potete fare anche quello. Dopo dovete abituarvi, dovete essere bravi a farlo, eh. Ma lì è anche allenamento, insomma, tante cose. Però guardate come passiamo bene. Guardate, guardate, guardate la punta, ecco. È stato bravo Lucia Maldini, ragazzi, che fa tutto in automatico il difensore lì. Non tutti hanno Maldini, ma vabbè che in tanti. Guardate l'incontrista per quei passaggi centrali lì che appunto gli va incontro e spezza la manovra. Guardate, ma qua se non ci siamo arrivati, però l'idea c'era. Vinicius Junior. Sulla sinistra Bellingham. Vedete, stavo andando in contropiede con la fascia quando ho visto che iniziava a chiudersi un po' lo specchio di gioco e non riuscivo più ad andare avanti in quella maniera lì, mi sono fermato per cercare di andarvi centrale. Poi vabbè, ho fatto la stupidata, io ho sbagliato, però pressate sempre, mi raccomando, in possesso palla. Con intelligenza, ragazzi, non con ignoranza, però guardate come avete l'appoggio per allargarvi, guardate l'inserimento anche, diciamo, delle trequartista che si stava inserendo. In mezzo abbiamo sempre due collanti tranquilli. Fuori gioco. Ecco, quando prendete palla con gli attaccanti, vedete che si infila il trequartista, il regista creativo, occhio che spesso va in fuori gioco, quindi guardateci, mi raccomando. Può capitare spesso che vada in fuori gioco, spesso. Poi ragazzi, se il contropiede dopo non vi interessa più, potete anche tirarlo via se siete in vantaggio, come adesso, ok, siamo in vantaggio, potete andare anche a mettere linea bassa a Laimer e linea bassa agli due esterni, cioè Laimer in questo caso e Bellingham. Perché? Allora, l'ancoraggio rimane sempre, quindi il giro rimane su. Chiaramente le punte ora senza il contropiede, sicuramente scenderanno di più anche loro in difesa. Abbiamo anche linee difensive degli esterni. Noi continuiamo a giocare allo stesso modo, ma ci chiudiamo un po' perché abbiamo gli esterni che sono in difensiva, ok? Vedete, linea bassa, scusate, in maniera che anche loro vengono a fare comunque da difensore, quindi vanno a fare un po' più terzini, ok? Ma questo lo potete fare con calma nel momento in cui siete in vantaggio. Quindi vi sto proponendo anche una chiusura. Più chiusa, ora ci andiamo a chiudere di più. Vedete che adesso lui farà più fatica a segnare. Vedete come sono già più bassi? Vedete dove sta adesso Laimer? Diventa come un terzino, Però l'onnipresente è attivo. Se invece voi mettete un terzino onnipresente, non è attivo l'onnipresente. Se l'onnipresente comunque in difesa rompe le balle, ti viene sempre incontro al pallone. Guardate, guardate Bellingham come stava già tornando.
Guarda, te la punta, allarghiamoci. Cioè, riuscite lo stesso, solo che chiaramente arriva un po' più di ritardo perché è più difensivo. Dopo comunque lui arriva, è lo stesso. Però in caso di contropiede avversario siamo più coperti perché chiaramente gli esterni sono un po' più bassi. Tendono a fare la linea bassa. Ecco qua ho sbagliato io, ma facciamo una bella parata in manuale, ragazzi. Non vi preoccupate. Allora, andiamo qua con Bellingham. Abbiamo l'accentro qua di giro e abbiamo l'inserimento della punta. Guardate che si stava già inserendo anche Lime da quella parte qua, dopo non sono riuscito a dargliela. Io devo dire che è un bel modulo questo qua. Potrebbe essere anche un modulo da utilizzare tranquillamente, una volta che c'è un po' da abituarsi a utilizzarlo, però potete tranquillamente utilizzarlo anche... anche in terza divisione, in seconda, ragazzi. Chiaramente stiamo attaccando meno, lo vedete anche voi, stiamo subendo perché ci siamo chiusi in difesa, ragazzi, con quegli esterni lì. Ora vi faccio vedere che ora li vado a rimettere come prima e vedete che adesso ritorniamo ad attaccare. Chiaramente abbassandole, tenendo le punte più basse, si attacca meno, per quello che vi dicevo di tenere le punte. Dopo è una scelta vostra, vedete voi. Adesso comunque appena esce la palla andiamo a rimettere come prima. Io preferisco essere aggressivo quasi sempre, ragazzi, col possesso palla. Chiuderci è un po' pericoloso col possesso. Se la buttiamo fuori perché sennò la palla non ci va, e rimettiamo come prima. Vi faccio vedere appunto che adesso stavamo subendo perché ci siamo un po' chiusi. Ma se noi andiamo a rimettere, vabbè, niente, ragazzi, se noi andiamo a rimettere comunque il contropiede alle punte, torneremo a spingere di più. Ok, ragazzi, l'avversario comunque si è ritirato, aveva anche una bella squadra, avete visto. Allora, ricalcoliamo un attimo la difesa, che comunque avete visto che si comporta molto bene e va comunque sul pressing. I due mediani collanti che comunque vengono a coprire molto il centro, loro avete visto che tornano, si inseriscono per crossare. De Bruyne, se si allarga di qua, viene qua in appoggio sempre per l'appoggio dell'1-2, e in mezzo, ragazzi, avete le due punte. Se al posto di Mbappé volete mettere anche un Haaland, è sempre un opportunista, o un Lewandowski, però può andare a colpire di testa. Lewandowski è anche più forte di testa, Haaland non è un gran colpitore di testa, però è chiaramente alto 1,94, tante volte la butta dentro. Ok, mettere due fulcro di gioco non lo consiglio perché dopo non avete lo sbocco centrale. Avete visto che il primo gol è venuto con lo sbocco centrale dandolo a Kylian Mbappé. Ok, questa è una scelta vostra, chiaramente sempre contropiede. Allora, l'opportunista gli date solo il contropiede, mi raccomando, e invece fulcro di gioco, contropiede e ancoraggio. Questo attacco qua, ragazzi, la potete lasciare. Potete mettere anche qua, visto che è libero, se volete, uno difensivo, uno dei due mediani, ok? Se volete coprirvi ancora di più, a vostra scelta, mettete uno dei due, mettete, non so, Casemiro, mettete in difensivo, sicuramente quando siamo in possesso palla, Rodri sarà magari qua e lui però invece rimane qua a ribasso della difesa. Potete anche mettere un difensivo a uno dei due. Ok? Niente, ragazzi, questo è il modulo che ho creato per voi, un possesso palla, però anche un po' via laterali per crossare, è un misto, chiaramente è più per possesso palla, la squadra non si allarga, si stringe, e in effetti anche quella cosa bella è che se noi andiamo a crossare di qua con un Bellingham, dall'altra parte lui verrà in aria, questa è una cosa molto bella, non resta largo, però se siamo prima del limite del cross avete visto che possiamo anche fare degli scambi di lato, perché comunque rimane largo finché non arriva il cross che lui si accentra. Questa è una cosa molto molto bella. Ragazzi, per me questo qua è un modulo molto equilibrato. Io gli darei fase di possesso ottimo, ottimo anche il fraseggio, ottimo il contropiede, ottimi cross. La difesa, ragazzi, c'è da prenderci un po' la mano. Non dico che è facilissimo come avere una difesa 4 con due bei mediani, però, ragazzi, secondo me, con un po' di allenamento e non si può avere tutto in un modulo perfetto, io devo dire che gli manca solo quello, perché a fraseggio tiro da fuori. Adesso non abbiamo tirato tanto da fuori, ma De Bruyne può tirare fuori finché vuole. Basta che mandiamo la palla a De Bruyne e ci liberiamo un attimo e tiriamo, ok? E poi comunque abbiamo sempre questo gioco, sempre di fraseggi, sia in difesa, sia in centrocampo, queste triangolazioni e anche con gli attaccanti. Secondo me è un ottimo, ottimo modulo. Io ve lo consiglio, ragazzi, e io ringrazio Davide per avermi fatto pensare a quest'idea.
idea. Questa idea è per tutti voi iscritti. Ragazzi, vi chiedo un like, un commento, di condividere il video. Ragazzi, e mi raccomando, ci vediamo domani, domani, che andremo avanti nella, appunto, nella scalata delle divisioni, campionato PvP. Mi raccomando, continuate sempre a supportarmi, stiamo andando benissimo e penso che ci stiamo anche divertendo. Abbiamo fatto anche una bellissima live la settimana scorsa, che per me è andata benissimo. Vi ringrazio ancora di tutti quelli che c'erano. Quelli che non sono riusciti a venire, non preoccupatevi che ne faremo delle altre, e per farne una veramente bella cerchiamo di arrivare più presto, quindi al 1000 iscritti, quindi condividete il video più non posso. Ok ragazzi, vi saluto ancora, grazie mille di tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.